Sì, avete incastrato. Il direttore ride. Ride. C'è poco da ridere. Io le domande le ho fatte, quindi. Le rifaccio la domanda che ha fatto il collega all'inizio. Che succede con Benatti? Succede, adesso vediamo, non lo so quello che succederà. Qual è il problema? Ha un problema familiare da risolvere. Ma perse le speranze oppure ci sono ancora delle possibilità? Io penso che quando si tratta di un problema personale e familiare penso che ci voglia un po' di rispetto. Non stiamo parlando di... stiamo comprando una macchina o una lavatrice, insomma. Sono giocatori, sono uomini, hanno dei figli, hanno delle famiglie, devono fare delle scelte di vita e è giusto che magari ci pensino... Però non è che se non pigliamo Benali non giochiamo a calcio, quindi cioè, sembra che... No, tanto per sapere se è ancora in piedi. Ma non lo so, vedremo nei prossimi giorni, non lo so. In questi casi si parla di piano A, B, C, D, insomma la Ternana a che lettera è arrivata? O quanto può essere importante andare a prendere, andare a cercare sul mercato un giocatore alla Benali o meglio, un giocatore che possa giocare sia a centrocampo che a trequartista in questo momento? Non è una, quella era un'idea nostra che è nata e l'abbiamo, ci abbiamo provato. Avremo altre idee, non è che, cioè, non è quello il problema, non è che se non viene Benali in questo momento la squadra titolare c'è, quindi siamo a posto così. A proposito di squadra titolare, come sta crescendo? Ah, io ho visto pochi allenamenti per impegni di mercato, quindi penso che il mister possa essere più, cioè possa parlare meglio il mister di com'è la condizione della squadra. Io avrò visto 2-3 allenamenti in questi 15 giorni. Damian, Ferrante, si parla Ferrante di... Ferrante incedibile, Damian sta andando a Trento. Okay. Salzano? Salzano in uscita. Che va cercando sul mercato Leone? Che manca? No, se manca non, qualcosa? Io guardo, sono attento, sono alla finestra, vedo chi i giocatori che saranno sul mercato e poi valuteremo insieme al mister quelli che saranno funzionali alla causa della Ternana. Boben, direttore, è in uscita oppure anche lui è considerato a tutti gli effetti nella rosa? Ci stiamo pensando. Ma ad oggi c'è un'operazione di mercato in Serie B che ti ha colpito in particolare? Se sì, qual è? No, sinceramente no. Rosa Portieri al completo? Al momento sì, poi vedremo. Ripeto, il mercato manca ancora un mese, vedremo quello che opportunità, ripeto, perché sennò sembro ripetitivo e dico certo, sempre le stesse cose. Certo. Il mercato è un'opportunità, quando ci saranno dei giocatori sul mercato delle altre squadre e magari ci valuteremo se sarà il caso di fare un'operazione o di non farla. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie. Bene. Grazie. Ciao. Allora, avete ascoltato il direttore Luca Leone, abbiamo invece che qui con noi. Tutti pronti? Abbiamo insieme a noi. Luca Bogdan, un piacevole ritorno a Terni. Allora Luca, una trattativa è stata difficile, no? C'è stato, come dire, qualche impasse, poi però si è sbloccato tutto, penso sia contento tu di tornare in città, no? No, ma certo, cioè, diciamo, anche se ho partito con ritiro a Salerno, ero abbastanza convinto che tornerò qua, poi è normale, ci voleva il tempo perché non era facile come la trattativa, però sono contentissimo e non vedo l'ora che cominci il campionato. Tra le altre cose, voglio dire, ti sei allenato con Nicola, quindi sì, anche da questo punto di vista una garanzia sul piano della condizione. No, certo, cioè mi sentivo abbastanza bene. Poi hai fatto anche qualche amichevole? Sì, ho fatto 2 amichevoli, quindi un po' di minutaggio ce l'avevo già nelle gambe. Sono venuto pronto, non è che sto indietro. Senti, durante l'estate ti sei allenato con i calzoncini della Ternana, che l'hai fatto vedere a tutti su Instagram. Poi è arrivato Vidacchio, ha detto, ma sì, ci parlo spesso con Luca e non vede l'ora di tornare. Insomma, già da quel video che hai postato su Instagram era chiaro il tuo intento? Ma sinceramente quel pantaloncino c'entrava poco, però cioè, io sono andato a casa, cioè, poi faccio il lavoro estivo prima che vengo in ritiro, un po' diciamo pre-ritiro. Ma a prescindere dal pantaloncino, no, sinceramente, cioè, ero convinto che tornerò qua
mi hanno dato abbastanza le sicurezze, poi era normale il discorso tra le società e tutto, non si sa sempre, cioè non si sa mai nel calcio, però speravo di tornare come qua. Comunque tu adesso sei a titolo definitivo della Ternana, per chiarire a chi ci ascolta? No, è un, cioè un prestito però con l'obbligo, quindi diciamo... al verificarsi? Sì, è una cosa... Quindi, infatti io ero diciamo ironico, chiaramente sei di fatto un giocatore della Ternana a tutti gli effetti, ma sì. Qual è stato il problema, se ce lo puoi dire, che ha un po' allungato la trattativa? No, guarda... Non entro in quello, cioè dovete chiedere al direttore quelle cose là. Il direttore non parla, eh. Non parlerò neanche io. Il mister ci aveva un po' preoccupato dicendoci che no, non ma anche arrivato. Quando il mister ha fatto la dichiarazione, io già avevo la valigia in mano, quindi. Era tutta lo sappiamo. Tutta una battuta. Lo sappiamo che avevi già la valigia in mano. Lo sappiamo già. Che campionato ti aspetti rispetto. Forse ancora più forte rispetto a quello dello scorso anno. Ma sì, è forte, ogni anno è più forte, cioè io ho 7 anni che sto in Italia, cioè ogni anno la Serie B sta diventando più forte, campionato più difficile da vincere, da salire diciamo, però la nostra forza comunque è il gruppo, che siamo rimasti uniti, ci conosciamo tra di noi, siamo convinti che riusciamo a fare sempre meglio rispetto all'anno scorso. Grazie, grazie, ciao, ciao.